Basta! Darwin aveva torto. L'uomo non discende affatto dalla scimmia. Anzi, si colloca più in basso nella catena alimentare. E Ask.fm ne è la prova. Mi faccio i cazzi miei! Piango! Mi fanno domande! Rispondo! Se l'evoluzione esistesse veramente, i miei occhi non verrebbero in contatto con questo? Ricordati che io ti ho dato tutto, anche se non avevo niente! Oppure questo? Ucciso suo figlio, chi sia stato non si sa. Forse quelli dei figli, forse i babiloni. Sto parlando dei famigerati bimbi minchia. Ho combattuto l'estate per averti e tu mi ringrazi così? E la cappa in questo nome che li distingue sta a significare a quale dizionario fanno riferimento. Allo Zingarelli minore? Forse al dizionario Treccani? Ma niente di tutto questo, ovviamente. Loro appartengono al dizionario dell'ABK. I social network ormai sono quel luogo in cui Sbadiglio HD ti insegna come farsi investire da una macchina per strada finché stai facendo un video su Dubsmash con l'asta per fare i selfie. Ma no, coglioni, questo è un bastone per pulire le ragnatele. Purtroppo per voi non possiedo quell'asta di merda. I bimbi minchia generici del web sono molto metodici e non si sa perché abbiano tutti sta fissa di scoparsi tua madre. Fanno continuamente riferimenti al sesso, dimenticandosi di cancellare la cronologia dopo averlo fatto. Ma certo, mio caro Kitamort 002000, avrai ormai la sacca scrotale infiammata a furia di mettere incinta i peluche. I bimbi minchia sui social fanno continuamente battute che possono capire solo i diretti interessati. E indovina un po', tu non lo sei mai. Dicono che la televisione non abbia più niente da offrire, ma nel frattempo ci sottopongono a 10 selfie al giorno in cui abusano abbondantemente dei filtri che gli danno quella tipica faccia da deportato nel giorno della loro esecuzione. Giorgio, a tavola! Sì, man! Si fanno sfregio di slogan tipo Keep calm and Hakuna Matata, Keep calm and life and love, Keep calm and fuck all. Forse questa merda serve veramente a dirmi di stare calmo, perché ormai sanno anche loro che mi stanno sanguinando le gengive. Sì o no, ragazzi? Sì o no? Sì o no? Ho sempre letto c'è per quello che l'Accademia della Crusca intende. Ad esempio, c'è questa penna. Per capire poi tragicamente che usano c'è per dire cioè, screditando così ai miei occhi la loro credibilità da 0 a meno 1. Mi sono reso conto che questa stupidità non è data da qualche Kinder Brioche andata male e che i bimbi minchia c'erano anche ai miei tempi, solo che non avevano i mezzi per mostrare quello che erano veramente. Dei ritardati! Cazzo, ci sono più cellulari in una scuola media che al Media World? Non capisco come mai persone così pesanti riescano a dire cose con così tanta leggerezza. Quindi se devi dirmi qualcosa scrivimelo in chat, va bene? Sei proprio un figlio di puttana. Oh, vecchia, abbassa le vele. Spero che tua madre, quella lurida troia, vada... si prenda la DS. E la Madonna esagerata. No, aspetta, volevo dire un'ultima cosa. Poi magari sei pure un aborto di Dio. Ti ricordo che l'Isis non è così incazzata con noi come te con lei. Mi sembra poi di aver notato che questi merdosi con l'acqua alta in casa, anche se poi abitano al sesto piano, siano un po' meno frequenti al sud. Questa scrematura è data dal fatto che si scannano fra di loro per la gioia del loro unico neurone rimasto che non si è ancora suicidato. E per non parlare della morbosa sete di originalità del bimbo minchia, in un gregge in cui sono tutti perfettamente uguali ed etichettati, si diverte ad abbinare una calza color brucalifo al risvoltino appena fatto. E con questo video vi esorto ad evitare queste persone affette da questo ritardo, perché per quello c'è già Trenitalia.